Amore Azzurro è offerto da Clandy, www.clandystore.it, ed entra nel mondo Clandy. Per te, per la tua casa. Clandy. Casper Animation, animazione per bambini. Joselin, indossalo, vivilo, amalo. Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. Ci prova Insigne, pallone che rimane lì e il Napoli in vantaggio, il gol di Zielinski, Napoli 1, Juventus 0. 1-2, Insigne cerca il palloletto, rete incredibile, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora merda! Cucchiaione, poker di Mertens, 10 in campionato, 5 per il Napoli, mamma mia! E 7 in una settimana! 7 gol in 7 in una settimana! Ma di che parliamo? Fermatelo! Madre di Dio! Fermatelo! Va ora in onda Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. Interviste, notizie e curiosità con Lello Delgro e Delia Paciello. Oddio, eccola qua, è arrivata, mi ha fatto saltare dalla paura perché non me l'aspettavo, stava dietro di me. Buongiorno a tutti da Lello Delgro, buongiorno a tutti anche da Delia Paciello, buongiorno. Ciao Delia. E allora, cominciamo questa trasmissione con chiaramente presentando quella che è la giornata calcistica. Oggi si gioca, il Napoli gioca questa sera a Modena con il Sassuolo. Sei emozionato? No, perché? Così, perché dopo questa bella vittoria ora non è semplice far fronte. No, assolutamente no, perché il Sassuolo ha giocato alla grande, con il Milan, ha battuto il Milan in una maniera incredibile, quindi effettivamente stasera sarà una bella partita, una partita tosta. Oltretutto il Mapei porta sfiga. Chi? Il Mapei. No, noi dobbiamo battere queste cose. Siamo superiori anche a questo, però te lo ricordi l'anno scorso lì ci abbiamo perso, sì, la Supercoppa, poi quella partita stregata l'anno scorso col Sassuolo, mamma mia. 3-3 all'ultimo minuto, all'ultimo mamma secondo. Mamma mia, no? Insigne che sbotta. Sì, vabbè, ragazzi. Succede. Poi da questa sera comincia un trittico di partite incredibili, poi l'Atalanta e poi il Leicester e poi l'Empoli e poi il Milan e chiudiamo il nostro girone con lo Spezia. Ma ne parliamo ampiamente adesso con il nostro primo ospite di quest'oggi, che ringrazio di essere con noi, Gianni Improta. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Gianni, abbiamo fatto una partita veramente perfetta, io l'ho detta perfetta e credo che non temo smentite. Dopo una partita del genere, cosa ti aspetti tu questa sera? Pensi che quella è una partita che si possa ripetere? Quel tipo di partita si può ripetere secondo te? Ma intanto è una partita da incorniciare sotto tutti i punti di vista. Infatti. Anche perché c'era un'atmosfera particolare. Evidentemente Diego ci ha pensato lui a deliziarci ancora una volta, perché sì. Io penso che anche se magari può sembrare banale quello che dico, però a cospetto di una situazione del genere, gli attori, vale a dire i calciatori del Napoli che si sono esibiti, ci tenevano tanto a fare bella figura e a dare soddisfazione ad un popolo e ad un dio del calcio che si chiama Diego, in tutta la loro l'interezza che si può definire questo meraviglioso sport. Quindi le giocate venivano fuori in maniera spontanea, con semplicità ma con grande classe ed altruismo. Quindi è venuto fuori, ecco, ora ci vuole la grande bellezza, sì. Il titolo del film di Sorrentino, che poi successivamente si è presentato con un altro titolo appropriato, no? La mano di Dio. Sì, è vero, è vero. E allora io dico che una gara come quella contro la Lazio difficilmente si può ripetere, però tutti hanno tratto dei benefici da questa situazione, perché c'è tanta consapevolezza dopo
le due battute d'arresto in campionato e in Europa League, quindi ci voleva un'iniezione di fiducia, ancor di più con la mancanza di due elementi cardine del gioco del Napoli, dobbiamo dire, sì. Osimhen e Anguissa. Non abbiamo sentito la mancanza però, Zanni. Come? Non ci hanno fatto sentire la mancanza di questi due elementi, come dicevi tu, fondamentali. Sì, assolutamente. Quindi, proprio in virtù di questo, dico che è sbagliato dire da parte di qualcuno che il Napoli senza, diciamo, i due, oppure poi a gennaio anche senza il terzo rischia chissà che cosa. No, assolutamente nulla. L'hanno dimostrato che anche senza la cosiddetta spina dorsale il Napoli c'è e addirittura delizia ancora di più. Quindi la consapevolezza c'è, la volontà c'è, il primato per la prima volta da solo l'abbiamo, da soli lo abbiamo conquistato. Io penso che su questa falsa riga il Napoli continuerà a disputare questo campionato bellissimo sotto tutti i punti di vista, e non mi vengono a dire ancora che siamo scaramantici. No, non siamo scaramantici. La realtà dice che siamo i più forti. È vero, è vero. Fino a un certo punto. Gianni, ti voglio passare un messaggio di un tifoso, Francesco Tramparulo, che è di Castellammare. Qui a Castellammare non finiremo mai di ringraziare Gianni Improta per quello che ha fatto per noi tifosi giallo-bru. Francesco Tramparulo. Che bello. Sono soddisfazione. Io ringrazio Francesco, come ringrazio tutta Castellammare che mi ha sempre dimostrato affetto, rispetto, stima. Io penso di aver contraccambiato, sinceramente, anche se ora appartengo, sia pure per quanto riguarda il settore giovanile, ad una loro rivale sportiva, sì. Però non ho mai tradito Castellammare, quindi grazie a Tramparulo che mi ha spedito questo bellissimo messaggio. Grazie, è vero. Di vero cuore. Belle grazie. Soddisfazioni. Però lo sai, io stavo guardando i social, mi ricordano che nel 2015 noi eravamo primi in classifica perché io scrivevo questo post in cui dicevo emozioni da capolista, eccetera. Ma noi in che posto siamo arrivati nel 2015? Ti dico la verità, non mi ricordo, però purtroppo è successo qualche volta negli anni scorsi che in questo periodo ci siamo trovati lì davanti e poi per svariate motivazioni è cambiato qualcosa. Gianni, questa stagione è diversa da quelle passate? Sì, assolutamente sì, è diversa perché è una stagione che completa quelle precedenti, vale a dire è arrivato come allenatore Spalletti che a me è piaciuto quando è arrivato e si è imposto dicendo una cosa importante, dice se il Napoli rimane già com'è io sono contento perché la rosa è competitiva. E lo sta dimostrando. Esatto, e lo sta dimostrando. Se poi aggiungiamo che sono arrivati anche Juan Jesus e lo stesso Anguissa, quindi andiamo a completare il mosaico. Quindi è diversa per questi motivi, vale a dire il Napoli già di per sé forte è diventato ancora più forte con l'arrivo di Spalletti e dei due calciatori che ho menzionato. E poi i fatti stanno dicendo quello di cui stiamo parlando, vale a dire non è che sono cose campate in aria. Il Napoli è in testa alla classifica meritatamente, perché poi non è da tutti da rifilare come li ha rifilati 4 gol alla Lazio, ma ancora se andiamo a ritroso anche altre 2 squadre hanno subito una bella quaterna. Ecco, siccome noi poi ci avviciniamo a Natale, giochiamo a tombo, ben venga. Ma io mi accontenterei stasera di un terno, dico. Gianni, diciamo che con questa sera comincia veramente un trittico difficilissimo per il Napoli. Prima di tutto si gioca in una maniera serrata, oggi giochiamo, sabato si gioca di nuovo con l'Atalanta, poi arriva il Leicester qui a Napoli e poi arriverà l'Empoli e poi andremo a giocare a Milano. Sai, voglio dire, c'è veramente pochissimo tempo per recuperare, la rosa del Napoli è abbastanza lunga, ma sai che
i calciatori che giocano praticamente sono sempre gli stessi. Come pensi che bisogna gestire questa situazione? Stasera, ripeto, tra l'altro andiamo a giocare una squadra che ha battuto fuori casa a San Siro il Milan. Diciamo che ecco, questo è un motivo importante, vale a dire il Napoli trae motivazioni che magari doveva andare ad incontrare il Sassuolo dopo che il Sassuolo ha battuto fuori casa un'altra squadra, non il Milan capolista, allora magari ci poteva essere un po' di adagiamento, no? Si adagiavano i ragazzi e dice vabbè, abbiamo battuto la Lazio 4-0 il Sassuolo, mentre invece avendo il Sassuolo battuto il Milan, l'antagonista numero uno, no? del Napoli, i calciatori del Napoli sanno che devono essere concentrati a mille, e questa è una motivazione importante, perché se ci mettono il 50% della tecnica che ci hanno messo contro la Lazio, io penso che per il Sassuolo non ci sarà scampo. Senti, un'altra domanda. Stamattina su vari siti è uscita un'intervista di Zlatan Ibrahimovic, che ha detto praticamente che lui era già quasi un calciatore del Napoli, poi siccome andò via Ancelotti la cosa non si fece più e lui ritornò a Milano. Secondo te, con Ibrahimovic, perché lui Ibrahimovic ha detto io avrei voluto giocare con il Napoli per fare quello che aveva fatto Maradona, cioè vincere uno scudetto dopo quello di Maradona, credi che avrebbe fatto tanta differenza Ibrahimovic nel Napoli? Intanto, come calciatore, chi non avrebbe voluto Ibrahimovic anche nel Napoli? Io penso però che c'è un qualcosa qui far poggiare questa tua domanda, vale a dire Ibrahimovic nel Milan, Ibrahimovic nel Napoli. Io penso che non avrebbe reso come ha reso nel Milan, perché Ibrahimovic al Milan si sente la chioccia che deve far crescere i pulcini, mentre nel Napoli avrebbe trovato già, diciamo, diverse entità, non dico al suo livello, ma calciatori importanti sotto tutti i punti di vista, mentre il Milan ha un assemblamento di giovani che dietro Ibrahimovic stanno facendo grandi cose. Nel Napoli non penso che avrebbe dato lo stesso contributo, perché c'erano, come si suol dire, altri galli a cantare. Certo. Senti, stasera recuperiamo due calciatori che sono molto importanti. Politano, anche per dare così il cambio a Lozano, anche se Lozano insomma sta giocando bene e Politano probabilmente partirà dalla panchina. Ma soprattutto c'è un calciatore che recuperiamo questa sera che Spalletti ammira tanto, perché nelle sue capacità ha quella di poter cambiare il volto di una partita. Parlo di Unas. Quanto è importante, quanto può essere importante questa stagione per Unas? Io credo che questa debba essere la stagione della sua consacrazione definitiva. Non può rimanere sempre un eterno giovane che deve così dimostrare. Deve, in questo momento deve dimostrare veramente di valere quello che si dice in giro. Che dici? Beh, io ammiro tutti e due come calciatore, sia Unas che Politano. Sono due calciatori tecnicamente belli da vedere e sono calciatori che ti spaccano, come si suol dire, le cosiddette gare anche a partita inoltrata. Poi Unas si è consacrato sia pur attraverso una retrocessione, no? In quel di Crotone, sì, dove sotto la guida di Cosmi, che lui tra l'altro Cosmi lo dice sempre nelle sue esternazioni, che lui non ha mai visto un calciatore così bravo tecnicamente, e quindi lui stesso lo preferirebbe agli altri esterni del Napoli. Però qui a Napoli non è così. Quando bisogna vincere bisogna aspettare il momento giusto, farsi trovare pronti quando il tecnico lo richiede e dimostrare poi gara dopo gara di meritarsi il posto fisso.
è normale che parliamo di un calciatore che tecnicamente non deve imparare nulla da nessuno, e che ben vengano questi due ritorni, perché il Napoli poggia molto del proprio gioco proprio sugli esterni, esterni talentuosi che ovviamente mettono in difficoltà qualsiasi difesa per quanto riguarda il mondo calcistico. Senti Gianni, c'è un'altra domanda che riguarda un attaccante che è un ex esterno, poi scopertosi centravanti ed ora miglior realizzatore per il Napoli di sempre. Parlo di Mertens. Ti aspettavi un ritorno di Mertens a questi livelli? Cioè, con la Lazio ha fatto due gol che, insomma, noi sappiamo che è proprio nelle sue corde fare quel tipo di tiro, quel tipo di palleggio all'interno dell'area di rigore. Ma ti aspettavi che potesse ritornare a quei livelli? Ma sinceramente su Mertens, al di là degli acciacchi ripetuti che ha subito, no, fisicamente, quindi il rendimento è calato di conseguenza, bisogna dire una cosa come la dico pure su Zielinski. Allora, sono due calciatori che se sentono la fiducia totale da parte del tecnico e dell'ambiente ti danno il meglio di loro stessi. Se devono essere messi sotto esame, non dico vanno un po' in difficoltà, però non ti danno quel rendimento che noi gli riconosciamo, no? Altissimo, certo, di altissima quota tecnica, perché sono i due gol che ha segnato Mertens e sono gol dedicati a Diego, e solo Diego lo poteva anche guidare, no? In quei gesti tecnici. Quindi voglio dire, sono calciatori, non mi aspettavo un ritorno così esaltante, però ripeto, può aver contribuito il fatto che ora lui sa che è il titolare, non so se ho reso certo, come no. E pian piano Zielinski sta anche lui assumendo questa dimensione, perché nel momento in cui continua a segnare all'interno di prestazioni, diciamolo, non proprio esaltanti, però pian piano ritornerà lo Zielinski ammirato qualche anno fa. Senti, ti volevo chiedere a proposito di domenica, non so se tu eri allo stadio oppure l'hai vista a casa la partita. Che emozioni. Che no, emozioni. Io l'ho vista a casa, ma le emozioni me l'ha raccontata mia figlia che era allo stadio. Immagino. Senti, no, io ti volevo chiedere un'altra cosa. Renica, se non mi sbaglio, il giorno prima aveva detto che il presidente De Laurentiis li aveva convocati per assistere la partita, e loro dovevano decidere se andare oppure no a vedere la partita al campo, al Maradona, perché c'è sempre questa storia che De Laurentiis ha chiamato tante volte gli ex calciatori e poi non se ne è fatto mai nulla. Ieri proprio Giovanni Francini mi ha raccontato di questo, diciamo, incontro anche con il presidente. Loro hanno questa associazione che si chiama Le Leggende del Calcio, e De Laurentiis pare che li abbia contattati e c'è stato questo incontro e hanno parlato di altri progetti da fare insieme, però giustamente non ci credono neanche allora, loro, quindi è proprio quello che volevo chiedere a Gianni tu non credi, ci crede quasi nessuno. Tu credi in questa storia che De Laurentiis faccia entrare qualche ex calciatore del Napoli nella società? No, ma più che altro si parlava di una partita da fare a giugno, ma insomma queste cose le possono fare tutti. Come si risponde in questi casi? Bontà sua. No, veramente io però si parlava anche delle spese per fare una partita, quindi tu parli di società, questo è andato oltre, ma non era neanche previsto nei discorsi. No, si parlava di qualche progetto anche a livello di partita, però poi ci vorrebbe un investimento da parte di De Laurentiis, il quale pare che debba anche, vabbè, non vado oltre. No, ma io mi chiedo una cosa: in tutte le società di un certo livello, Milan, Inter, Roma, Juventus, gli ex calciatori, quelli che hanno dato veramente tanto alla società, fanno tutti quanti parte della società. Ma perché nel Napoli De Laurentiis non lo vuole? Perché forse gli ricordano che fino ad ora lui non ha portato ancora nulla a questa città? Io non riesco a capire questa sua avversione. Già è strano che abbia si sia seduto accanto infatti, a Ferlaino. Infatti, Ferlaino ha vinto, lui no. Gianni, è strano, per questo è strano. Gianni, un tuo parere in merito, dai.
No, non saprei rispondere, perché bisogna chiederlo a lui del perché non si è voluto mai servire di ex calcio, almeno per quanto riguarda un discorso dirigenziale, no? Perché in altri settori, come pure nel settore giovanile, ci sono alcuni ex calciatori come Gava, Gaffarelli, ora magari mi sfugge qualcun altro. È lui che deve rispondere a questa domanda, evidentemente non ci ritiene all'altezza. No, però c'è anche il fatto che le figure dirigenziali all'interno del Napoli sono limitate, nel senso tra l'altro, l'organigramma è stretto. Lui ha detto adesso, Gianni, ha detto una cosa importantissima, non ci ritiene. Allora, degli ex calciatori del Napoli, chi ha avuto diciamo incarichi dirigenziali, anche se in società più piccole rispetto al Napoli, è il signor Gianni Improta, quindi voglio dire, potrebbe tranquillamente prendere così in prestito tutto il lavoro che tu hai fatto in tante altre squadre per lavorare anche per il Napoli. E questa è una cosa che veramente io non la riesco a comprendere, così come non comprendo per quale motivo non si crei una sorta di, così, di collaborazione tra il Napoli e tante società che sono lì intorno al Napoli, che giocano nelle varie serie minori, che potrebbero dare calciatori che invece poi vanno a squadre del nord, Milan, Inter e via discorrendo. No, guarda, tu intanto ti ringrazio per quello che hai detto nei miei confronti, però voglio aggiungere una cosa molto interessante, almeno che mi riguarda ora, perché sapete, io ora sono il responsabile, vale a dire il direttore generale del settore giovanile della Turris. Sì. Quindi la prima cosa che ho detto, e poi ci sono testimoni che ovviamente per correttezza non c'è bisogno, ti crediamo. Non faccio, ma sono cose belle quelle che sto per dire. Mm-hmm. Io ho detto a tutti indistintamente, il nostro punto di riferimento in Campania è in primis il Napoli. I nostri prodotti li dobbiamo prima far passare dal calcio Napoli, poi ovviamente se non gli interessano ci rivolgiamo altrove, però noi in Campania non siamo secondi a nessuno, dobbiamo unirci tutte le società con sorelle in testa il Napoli e cercare di dare forza a questo movimento, perché dalle altre regioni, perché a volte parlano di Napoli e anche della Campania, perché sanno che sono inferiori. Quindi se noi ci uniamo, è vero, diamo forza a questo movimento e non siamo secondi a nessuno. Nessuno ci deve dimostrare come si portano avanti certe situazioni, però questo deve essere il fatto. Ho iniziato sinceramente a fare questo e mi auguro di poter ottenere dei risultati importanti, ripeto, con in primis tenendo sempre in considerazione che il Napoli è il nostro punto di riferimento. Certo. Ecco, forse De Laurentiis su queste cose non le sa neanche, oppure gli interessano relativamente, ma non voglio fare polemico. Deve sapere che noi napoletani amiamo il Napoli e tutte le società con sorelle campane. E allora Gianni, io ti ringrazio della tua disponibilità questa mattina, di essere stato con noi, ci risentiamo prossimamente, sempre Forza Napoli. Grazie Gianni. Sempre Forza Napoli e grazie per l'invito, alla prossima occasione. Grazie a te. Ciao Gianni, ciao. Grazie a Gianni Improta. Chiudiamo questo collegamento, diamo subito la parola alla regia, c'è un breve stacco per i nostri sponsor. Guarda. E poi dopo ritorniamo in studio per continuare questa nostra trasmissione, vai. State ascoltando Amore Azzurro, interviste, notizie e curiosità sulla nostra squadra del cuore, con Lello Delgro e Delia Paciello. Amore Azzurro è offerto da Clendy, www.clendystore.it, ed entra nel mondo Clendy. Per te, per la tua casa, Clendy. Casper Animation, animazione per bambini. Jocelyn, indossalo, vivilo, amalo. Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13.
Vabbè, ritorniamo in studio, continuiamo questa nostra trasmissione. Beppe, per cortesia, chi stavo dicendo Delia, chiama il nostro prossimo ospite. Peppe, chiama perché il nostro. Io e Peppe siamo una cosa ormai. Oddio, comincia anche quest'oggi la love story. Sì. E allora, Delia, stasera si gioca contro questo Sassuolo. L'anno scorso ci ha fatto, come dicevi all'inizio, una brutta sorpresa. Ci ha fatto uno scherzo. Quel pareggio ci ha negato due punti importantissimi per la Champions. Pensi che stasera sarà diversa la storia? Deve essere diversa, deve per forza essere diversa, perché è l'anno in cui dobbiamo sfatare i miti. Anche questo Sassuolo che ci ha dato fastidio quest'anno, dobbiamo girare, cambiare un po' le carte in tavola. Io ho visto questo Napoli che mi ha fatto davvero brillare gli occhi, però devi sapere che proprio questo mi preoccupa, perché penso, ma non è che poi questi ragazzi ora sull'onda dell'entusiasmo affrontano questa gara sotto gamba perché si sentono bravissimi? No, l'ha detto prima, lo ha detto Gianni, se avessimo vinto contro un'altra squadra, se il Sassuolo avesse vinto contro un'altra squadra, è come dici tu, ma ha vinto contro il Milan, per cui la cosa è diversa. Vediamo, lo scopriremo solo vivendo fra poche ore. Francesco Manno! Buongiorno Francesco! Ciao, buongiorno a tutti! Ciao Francesco, come stai? Tutto bene? Tutto bene, benissimo. Sono diventata zia? Ancora no. Mi ha letto nel pensiero perché stavo per farti la stessa domanda. Però siamo proprio prossimi. Aspettiamo. Addirittura giorni. Sicuramente entro la prossima settimana. Ah, bene. Oh, che bello. Vabbè. Siamo tutti in fibrillazione. Cercherò di non chiamarti allora la prossima settimana, considerando gli impegni che hai. Però vogliamo sapere al giorno. No, ma fortunatamente non partorisco io, perché altrimenti avrei problemi. No, ma il fatto è che se partorisce l'uomo è la fine del mondo, voglio dire. È la fine, no. Siete fortunati. Sì, infatti, su questo sicuramente. Francesco, che impressione hai avuto del Napoli dell'altra sera? Io ho detto che ha giocato una partita perfetta, tu che pensi? Ma che può pensare? Assolutamente sì, guarda, senza ombra di dubbio, non ho paura di sbilanciarmi, ma è stata la migliore partita della gestione Spalletti. Assolutamente sì. Veramente uno dei pochi casi in cui il 4-0 finale fotografa alla perfezione poi quello che si è visto in campo. Il Napoli ha dominato dal primo all'ultimo minuto. Io, guarda, ho sentito parlare di una Lazio irriconoscibile, però io credo che pochissime squadre al Maradona avrebbero retto poi l'impatto, l'urto del Napoli, perché è una squadra che ha giocato veramente bene, palla a terra. Una delle migliori prestazioni anche del Napoli vecchio di Sarri. È tornato a quel livello. E l'abbiamo fatta in faccia a Sarri, stavi. Infatti ho parlato di palleggiare in faccia a Sarri, perché sembrava proprio così, sembrava utilizzare. Ma lui si sarà pentito, si sarà pentito amaramente. No, sembrava utilizzare un po' qualche insegnamento di Sarri, ma addirittura averlo migliorato e perfezionato, perché era un Napoli più bello forse di quello di Sarri. Sui social. Lo bosca sì, il miglior giocatore. Assolutamente. Quello è stato l'incubo di Delia durante l'estate. Invece mi è piaciuto anche lui con la Lazio, cioè pensa non sembrava penso che l'avrai visto, c'è un post su Facebook che gira con Sarri che sta scrivendo e c'è qualcuno che ha scritto quello che stava scrivendo. Maronna, che figura di merda. Ricordarsi di mandare Isaia a comprare le sigarette. Giustamente, perché Madonna, quello può fare. Madonna, incredibile. Mi è mancato Isaia. A chi è mancato Isaia? Non l'ha vista proprio. No, ma Isaia è mancato sicuramente a Daniele Romano, che lo ama. Un po' tutti lo amiamo. Lo rispetta come grande calciatore. Ha lasciato dei bei ricordi. Allora, Francesco, però ecco, parliamo poi di quello che dovremo affrontare stasera, perché il Sassuolo onestamente in questo momento è una squadra abbastanza importante per come ha battuto il Milan. Io l'ho vista la partita e ti posso garantire che io pensavo proprio al fatto che noi dovevamo incontrarla dopo tre giorni e ho detto ma questi sono proprio forti, però poi ho visto il Napoli la domenica, ho detto vabbè, insomma, cioè, avranno di che preoccuparsi anche loro. Che pensi? No, guarda, il Sassuolo è un'ottima squadra, poi cambiando allenatore comunque la fisionomia è rimasta quella, partono dal basso, fraseggiano molto, anche se a differenza del Napoli giocano più nella loro metà campo che nella metà campo avversario, non sempre partendo dal basso poi riescono ad arrivare direttamente in porto come invece ci riesce il Napoli, però ha tantissimi giocatori importanti, si parla giustamente sempre di Berardi, però io ho visto anche un Maxime Lopez veramente fortissimo, Frattesi che viene conteso anche da importanti club di Serie A, e, guarda, un ottimo centrocampo anche se dovrebbe mancare Enrique, non so, le ultimissime sulla formazione, però giocano
sono davvero molto bene, anche se il Napoli che abbiamo visto con la Lazio può temere poche squadre, però proprio questo è il punto di domanda: saprà ripetersi il Napoli a distanza di pochi giorni? Anche perché io credo che una componente non decisiva però importante sia stata anche l'atmosfera che si respirava al Maradona, perché è chiaro che lì, alla presenza di quell'ambiente con personaggi importantissimi del mondo dello sport e non solo, io credo che il Napoli abbia avuto anche nel ricordo di Maradona, soprattutto in quello, il Napoli abbia avuto una spinta superiore, quindi a livello psicologico vedevi i calciatori menarsi veramente dal primo all'ultimo fino alla fine, fare dei rientri in tutte le zone del campo, quindi il fattore psicologico ha inciso. Contro il Sassuolo servirà una gara molto determinata, però allo stesso modo il Sassuolo credo che sia più forte, almeno in questo periodo, quando gioca fuori casa tipo contro il Sassuolo, contro la Juventus stessa, contro il Milan, in casa forse perde qualcosa, sì, è vero. Tredicesima nella classifica. Lo vedremo. Intanto ci ha raggiunto un altro ospite. Allora Lello, te lo devo dire, perché tu ieri mi scrivevi mentre io ero mi stavo preparando per la trasmissione di avvertire Adriano Pastore che era nello studio dall'altro lato, ma io non l'ho avvertito, così come Adriano mi ha chiesto di avvertire una persona per una cosa e io non l'ho fatto, nonostante praticamente l'abbia vista dopo, perché allora lo ammetto, sono rincoglionita e questo è il mio problema, stai facendo troppe cose. E allora è Adriano Pastore, buongiorno. Ciao Adriano. Buongiorno amici, che bello questo club di insallanuti, ragazzi. Scusate, parlate per voi. Parlate per voi. Io sono il primo della fila, attenzione. Ah sì, Francesco tu? No, vabbè, Francesco è solo preso dal momento. In classifica nei primissimi posti. Ah, anche tu sei qui. Ragazzi, no, non potete battere. Ti abbiamo in collegamento Francesco Manno. Francesco, ti sei allontanato dal telefono? Adesso che ti sente pure Adriano Pastore. Ciao Francesco. Ciao Adriano. E allora Adriano, tu che vedi cose? Tu che vedi per stasera? Io vedo una bella partita, secondo me. Grazie. No, sarà una gran bella partita, sì. Proprio a livello tecnico, insomma, si sfidano due squadre. Il Napoli, vabbè, chiaramente la capolista, sappiamo la qualità del Napoli, ma il Sassuolo è una bella squadra, non sarà facile, però devo dirti la verità, penso che sia una partita sulla scia di quella con la Lazio, dico, per caratteristiche anche il Sassuolo è una squadra che gioca e che forse si chiude un po' di più della Lazio, no? Ho capito? Forse si chiude un po' di più della Lazio, a me più quello può preoccupare, che la reazione sì, contro il Napoli. Non è una squadra che si chiude e non gioca, per cui il Napoli quando affronta squadre che comunque non hanno paura, insomma, di attaccare. Non pensi che si possa snaturare un po' per il Napoli? Perché poi quando lo fanno ci sono alcune squadre che ci hanno sorpreso così e ci hanno messo in difficoltà, no? Perché alla fine è quella la vera difficoltà del Napoli, quando si mette il muro dietro la porta e ti voglio vedere davanti alla porta. Non lo so se il Sassuolo farà una partita del genere, insomma, anche perché no, io non credo proprio. La vittoria col Milan, in assoluto, me sono speriamo. Come dire, galvanizzati, mettiamola così. Speriamo. E allora io sono fiducioso comunque che il Napoli faccia una partita proprio mentalmente giusta, perché li vedo effettivamente, finalmente cambiati, insomma, dagli scorsi anni, no? È un Napoli che non molla mai, riesce anche, è cresciuto e maturato, riesce ad aspettare, riesce ad essere paziente, non farsi prendere la frenesia, reagisce nei momenti di difficoltà, insomma, bisogna essere fiduciosi. Adriano, non andare a finire sotto qualche macchina mentre stai in collegamento con noi. Sono fermo, sono al semaforo, posso passare, è verde, ve lo dico in diretta. Hai visto? Io so che tu fai sempre video camminando per strada. Infatti, io sto proprio vedendo i video di Adriano Pastore, ecco, appunto, in questo momento. Senti, una domanda per tutti e due. Francesco, tu ci sei sempre, sì? Sì, allora comincio da te. Lo abbiamo chiesto poco fa a Gianni Improta, che ha aperto, diciamo, i collegamenti in qualità di ospite. Abbiamo giocato queste partite senza, diciamo, parte della spina dorsale che
di cui abbiamo tanto paura, abbiamo sempre avuto tanta paura. Ero preoccupata invece. Però in pratica, esatto, le cose sono andate alla grande, nonostante l'assenza di Osimhen e di Anguissa, ma anche chiaramente la riprova con tutti e tre, con Koulibaly pure. Tu che pensi, Francesco? Guarda, io sposo il concetto di Adriano. Prima diceva che Napoli ha quest'anno la capacità di essere più camaleontico rispetto al passato, di cambiare registro anche nel corso della stessa partita. È capitato proprio contro la Lazio nell'ultima gara. Il Napoli ha giocato in modo diverso. È chiaro che se hai Osimhen in campo devi giocare in un determinato modo. Avevamo visto tanti lanci lunghi anche per lo strapotere fisico del nigeriano. Ora invece hai Mertens, hai giocatori come Lobotka, è chiaro che la punti più sul fraseggio, fa impazzire gli avversari con questa fitta rete di passaggio che poi portano a qualcosa, perché non sono fini a se stessi. Assolutamente. Io credo che l'unico giocatore probabilmente in questo momento veramente insostituibile del Napoli, fatto premesso che noi speriamo di avere domani mattina Osimhen, quindi Osimhen anche sta attivando, però l'unico calciatore insostituibile a mio avviso in questo momento è proprio Kalidou Koulibaly, oltre per meriti suoi, perché parliamo di uno dei calciatori più forti del mondo nel suo ruolo, ma anche perché al momento non vedo un'alternativa dello stesso livello, a meno che Manolas non torni ai livelli del passato. E purtroppo il Manolas che abbiamo visto in questi anni a Napoli mi ha un po' deluso. Per ora non è stato neanche convocato. No, ma pare è di nuovo infortunato. Sì. Ma pare che comunque il Napoli lo voglia cedere già a gennaio. Quindi... Però sai che io a questo non ci credo tanto, perché guarda la reazione di Manolas a fine gara dopo la Lazio. Sì, è vero. Nonostante era in panchina, sembrava uno di quelli che erano pronti a festeggiare più forse di quelli che hanno giocato. Quindi certo, che lui voglia andare via. Bah, lo vedo strano vista la reazione avuta. Più che lui voglia andare via, siccome fino ad ora il Napoli non ha potuto utilizzarlo, non so. Io credo che sia il Napoli che a questo punto dice: una volta che te ne volevi andare, adesso te ne mando non io. Non lo so. Vediamo Adriano che ne pensa. Di Manolas o della questione difensiva in generale? Difensiva in generale, dai. Allora, difensiva in generale la penso come Francesco. Sì, Koulibaly effettivamente è... come dire, secondo me anche un po' l'equilibratore di questa squadra, non solo in campo, dello spogliatoio, insomma, uno che aveva il suo peso. Assolutamente sì. Però devo dire che io non penso più proprio a Manolas. Veramente. Juan Jesus, io lo vedo anche carico. Esatto. Io sono rimasto sorpreso da Juan Jesus perché lo vedo fisicamente pronto, cioè lo vedo atleticamente veramente bene. E nessuno pensa... avrebbe veramente scommesso un centesimo sulla forma fisica di questo ragazzo, e soprattutto anche per la solidità che conosciamo e per l'impegno che sta mettendo. C'è uno che almeno a me dà affidabilità, cioè non mi è sembrato né insicuro né, perché si parlava pure in maniera un po' così inizio campionato di questo ragazzo, mentre invece secondo me, certo, non è Koulibaly, però ha la sua esperienza, insieme a Rachmani magari riusciamo a tamponare in quelle 3-4 partite, quante saranno, insomma, che mancherà Koulibaly per la Coppa d'Africa. Quindi, assolutamente. Quindi Juan Jesus al posto di Manolas ci dà sicuramente... Ma lo sai che io mi aspetto che possa giocare anche stasera, non so se da titolare o qualche minuto. No, me lo aspetto, questa sensazione. Ma io sicuramente ci sarà qualche cambio, ma non credo in partenza. Poi sai che avendo 5 sostituzioni a disposizione, sai che nel corso della partita Spalletti sicuramente ne cambierà parecchi, ma non credo che in difesa toccherà... Anche perché lui preme tanto per entrare in squadra, per giocare. Lo vedo pronto, lo vedo che ha voglia di dimostrare in questo Napoli, quindi chissà che... Ma potrebbe anche darsi, ma... Chi vivrà vedrà, come si dice. Certo. Un'altra domanda, ma tutti e due vi aspettate, Francesco prima e poi Adriano, come a scuola vi dà l'ordine, vai. Se vogliamo parlare tutti insieme me lo dite, non si capisce niente. Mi dite se vi aspettavate un Mertens a questi livelli? Guarda, onestamente no. Onestamente no, vabbè, nessuno mette in discussione, no, vabbè, perché poi sarebbe facile parlare del giorno dopo. Non ho mai messo in discussione le qualità del calciatore, ma che avesse un impatto così devastante sul match, no, non me lo immaginavo. Certi colpi lui li ha, perché non abbiamo visto nulla di nuovo. Però anche 34 anni oggi, quindi... Sì, ma a me pensa una
tecnica veramente sopraffina, di alto livello, però non credevo che fosse veramente così determinante subito, dopo che poi era, mi pare, a secco da 12 partite, anche se poi bisogna dire che ha giocato pochissimo, certo, però certo, è veramente un Mertens da stropicciarci gli occhi. Mamma, che poi la cosa bella è stata proprio che è tornato lui centravanti a fare doppietta con Sarri, che l'aveva inventato. Infatti. Tra l'altro Mertens vive anche lui un momento molto molto particolare della sua vita, sta per diventare papà. Lo diventerà a Napoli e chissà che forse ci sarà anche un rinnovo a cifre ridotte, almeno per un anno, per farlo restare qui a Napoli. Ma comunque, Adriano, che ne pensi di Mertens in questo momento? Lui ha detto sì, io resto. Anche la moglie. Vai, scusa. Devo dirti la verità, non mi aspettavo l'exploit contro la Lazio. Mi aspettavo una buona gara, ma non questo tipo di partita. Ma in generale poi tutto il Napoli è stato strepitoso, esatto. Però dico da inizio dell'anno, già dal ritiro, insomma, anche ai vostri microfoni, che Dries Mertens è comunque uno che ha ancora dei gol pesanti, secondo me, nei piedi. Io pensavo, chiaramente non pensavo che il Napoli perdesse Osimhen, e pensavo a un Dries con gol veramente pesanti, magari pure nella fase più complicata del campionato. Bene averlo ritrovato ora, e bene così, insomma, per il Napoli, però sappiamo le qualità di Dries quali sono, per cui Adriano, ti stai facendo 34, vecchio, 34 anni, se chi cosa? Perché parli che ce la fanno? No, mi sono dovuto fermare, perché è una salita notevole. E me ne ero accorto da come stavi parlando, perciò ho detto ti stai invecchiando. incredibile. Le previsioni ho visto meteo su internet, portava alle 13 e già sta cominciando. È stato abbastanza preciso. Mancano 10 minuti, quindi. Comunque, a tutti e due, un pronostico per questa sera, va. Adriano è scramantico. Sì, io non l'ho visto. Dico un'ottima prova del Napoli. Ottima prova, ma non c'è un risultato. Francesco! No, guarda, io una volta l'ho fatto, ho portato bene. Allora vai. Vai. Vabbè, diciamo 2-1 per il Napoli. Mi sta bene. Anche ma a me Bruno... Sapete che voglio dire solamente? Dici, dici. Il risultato. Stasera segna Mario Rui. No, se, questa ve la racconto. Se segna Mario Rui, venerdì facciamo. Aspettate, questo è esilarante perché nella tribuna stampa dello stadio Arechi a Salerno eravamo tutti raggruppati molto vicini e c'era un collega di un'altra radio che faceva la radiocronaca durante la partita. E a un certo punto, quando Mario Rui contro il Salerno pareva stesse facendo gol, io do un urlo proprio ma spontaneo, non mi ero resa conto che stava praticamente a fianco e che si è sentito anche nella radiocronaca, e do questo urlo, dopodiché non contenta dico scusa, mi guardano tutti quanti, si girano tutti e io dico scusatemi ma se avesse segnato Mario Rui, ah mamma mia, cioè proprio mi è... e faccio questa cosa, però là non sapevano, cioè, se guardarmi con odio o ridere. Ma era una radio di Salerno, non una radio di Napoli. Ragazzi, mi sono svegliato con questa sensazione, Mario Rui ma se lo dice, ma poi ci sto andando vicino, non ha un piede malvagio, esattamente. Ma con convinzione, però vediamo. Esatto, mi diverto, se sta provando spesso, ci è andato vicino spesso. Chissà che stasera non la risolva lui, addirittura poi. Ma magari la risolva sarebbe divertente. Cioè, noi abbiamo sto un calciatore... pensando all'articolo da scrivere dopo. Già i titoli sul Mattino. Sarebbe una storia bellissima. Ma noi... predice cosa? Esatto, hai detto bene. Quello stavo... Ma tra l'altro abbiamo un calciatore nel Napoli che gioca con la nostra squadra in cui nessuno crede. È veramente una cosa incredibile, dai. No, dai, forza Mario Rui, siamo con te stasera. Sì, da Lecce, ragazzi, al di là di tutto, da Lecce c'è gente che suda la maglia come Mario Rui. Quello è vero. Però sai com'è, sta sulle scatole a parecchia gente, qui c'è un... Sì, ma su quelle mode nascono ciclicamente, prendersela con qualcuno. No, io parlo del nostro grande capo, di Daniele Romano, che quando vede Mario Rui gli viene proprio la botta allo stomaco. No, ma comunque guardandoci intorno non è che poi ci stanno questi grandi terzini in circolazione, no. Cioè, l'era Gulam, è finita. A proposito di Gulam, l'ultimissima, che ne pensate di questo rientro? Pensate che possa ritrovare un po' di forma? Che dite? Guarda, io lo so. Ma no, aspetta,
No, no, figure. Io credo che, guarda, se torna il giocatore del passato sia l'acquisto più importante che possa fare il Napoli, in assoluto, perché è un giocatore, nel suo ruolo era tra i migliori non solo in Italia ma in Europa. Quindi se torna almeno l'80% di quel Gulam che vedremo proprio con Maurizio Sarri sulla panchina azzurra, veramente il Napoli potrà lottare ancora di più per lo scudetto. Certo. Però qualche perplessità c'è, perché purtroppo è una questione che dura ormai da troppi anni. Ogni volta crediamo che torni quello di una volta, poi o si fa male oppure le sue prestazioni sono un po' deludenti. Quindi purtroppo al momento c'è un grosso punto interrogativo. Adriano? Io invece, io sì, comincio a, come dire, a non crederci più, nel senso, sicuramente giocherà le sue, avrà le sue chance, perché le avrà in questa stagione, ma ritornare quello di un tempo, fosse anche solo per l'età che è avanzata, oltre che agli infortuni, comincio a non crederci più. Però secondo me il contributo suo potrà comunque darlo, certo non come un tempo, ma sono fiducioso che lui possa, anche perché comunque lo dà nello spogliatoio il suo contributo, ragazzo molto importante all'interno degli equilibri comunque della squadra, e non è da sottovalutare in una stagione come questa. Però io penso che il mister gli darà qualche chance. Sicuramente. Ragazzi, vi ringrazio di essere stati con noi. Forza Napoli, ci risentiamo prossimamente. Sempre Forza Napoli. Grazie, ciao. A voi. Forza Napoli, ciao a tutti, un abbraccio. Ciao. Chiudiamo. Grazie Adriano Pastore, a Francesco Manno. E adesso abbiamo un collegamento. Adesso vediamo, cioè, prima Adriano che vede le cose e lui invece le prevede. Vediamo prima di tutto se risponde, se c'è, perché diciamo è sempre molto molto impegnato. Comunque ti dico che lui adesso comincerà una sua rubrica qui a Radio Amore, sull'oroscopo, e quindi lo sfruttiamo stamattina per vedere le stelle che dicono a proposito di questo Napoli e la partita di questa sera. Anche se 5 minuti per lui sono pochi. Lo so, ma non è che possiamo stare a parlare di oroscopi per molto tempo all'interno della trasmissione. Ma lui però è stellare. Sì, assolutamente. Ne abbiamo definito ieri questa cosa, e quindi penso che lo ascolteremo molte volte qui nella nostra trasmissione. E allora diamogli il benvenuto, Riccardo Sorrentino, buongiorno! Buongiorno Riccardo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, che da domani avranno anche il mio oroscopo. Che infatti, lo dicevo che inizia una collaborazione con Riccardo Sorrentino. Riccardo, noi chiaramente all'interno di una trasmissione sportiva vogliamo sapere da te le stelle che prevedono per il Napoli, soprattutto per questa sera. Allora, stasera è una giornata con la Luna in Scorpione. Quando c'è una cosa bella per gli Scorpioni? Va bene per gli Scorpioni, peccato che manca lo Scorpione Anguissà. Peccato che non è stato recuperato in pieno lo Scorpione Onas, però c'è lo Scorpione Dem, che potrebbe essere, la partita potrebbe essere importante stasera. Soprattutto però è una luna più positiva per il Pesci Spalletti rispetto all'Ariete Dionisi, anche di un bel po' praticamente. Come luna però è una, perché la partita può essere un po' comunque ancora tosta, perché ci sono parecchi giocatori sia del Napoli che del Sassuolo, anche del Sassuolo importanti, che sono dei segni meno protetti con questa luna, cioè i segni del Leone e il segno dell'Acquario. Nel Napoli è anche un po' il segno del Toro. Nel Napoli ci sono giocatori importanti, perché nel Toro c'è Mertens e Zirinskij, e come Leoni ci sono Lozano, Di Lorenzo e se gioca Napolitano, mentre invece nel Sassuolo ci sono giocatori ugualmente importanti, perché c'è l'Acquario Consigli, che poi è il portiere, l'Acquario Raspadori, i Leoni, Berardi, se giocherà anche Traoré praticamente, se giocherà anche Toyan. Quindi una partita dove potrebbero prevalere delle forme un po' in calo, pure delle giocate un po' sfortunate. Per me, visto anche il fatto che Spalletti un po' più protetto, è una partita da X2 al 50%. Ah, benissimo. E sarebbe importante fare i 3 punti, perché magari ne parleremo poi sabato, ma la partita venerdì, è venerdì, tosta, siamo in diretta, siamo in onda venerdì noi.
Allora, venerdì, ecco, la partita veramente difficilissima è quella con l'Atalanta. Ti parlo astrologicamente. Certo, certo. Perché c'è, quindi però ne parliamo venerdì, pensiamo a questa stasera, a giovedì stasera, è possibile, non facile ma possibile. Va bene, Riccardo, ti ringraziamo, inizia questa collaborazione con te, ti ringraziamo per quest'oggi, ci risentiamo venerdì solita ora. Non vedo l'ora di sentire i tuoi oroscopi allora, va qui su Radio Amore. Ciao a tutti. Grazie Riccardo. Chiudiamo il collegamento con Riccardo Sorrentino, allora venerdì alle 12.55 leggerà di nuovo gli astri per noi, per il Napoli, e per vedere che quali sono le previsioni per la partita. Che ridi tu, questa faccia che tieni. Che dice dell'amore? Beppe, ma che segno sei? Perché la prossima volta facciamo vedere com'è la nostra storia d'amore. Ok, la trasmissione è terminata. Capricorno e Scorpione vanno bene. La trasmissione termina qui, come vedi, la linea, la cosa là lampeggia. Non mi fai parlare più, sì, la vuoi perché smettere? Io e Peppe abbiamo da fare. Ma sì, a mangiare. Allora, io ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e ringraziamo anche chi ci ha seguito, sì, salutiamo sulla pagina Facebook. Francesco Tamparulo, l'abbiamo salutato, Daniele Maffettone, che è il nostro collaboratore, il nostro sponsor, Ferdinando. Tramparulo. Però se tu non mi no, anche Ferdinando Tramparulo e non mi fai leggere, Gaetano Altamura. Emanuele Terlizzi, Nicola Rossolillo, e grazie, mi fanno i complimenti per la salopetta. E tutti chi coloro che ci hanno seguiti. Ricordo, Rossolillo se ne è accorto e si è accorto della mia salopetta. Allora, anche tutti gli altri che ci hanno seguito, ma noi non li riusciamo a leggere dal computer, però noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, subito dopo questa gara, non subito dopo, il giorno dopo, a freddo, diciamo, ne parleremo, ma parleremo anche del prepartita di Napoli-Atalanta, un'altra sfida molto molto, molto avvincente. Molto importante. Grazie a tutti quanti voi, ringraziamo Peppe Moito di Bischi al di là io del vetro. Io lo ringrazio particolarmente. Che voltamento di stomaco. Grazie di nuovo a tutti e ci forza Napoli. Ci vediamo venerdì, forza Napoli. Ciao. Avete ascoltato Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. In onda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13. Il programma è stato offerto da Clendy, www.clendystore.it, ed entra nel mondo Clendy. Per te, per la tua casa. Clendy. Casper Animation, animazione per bambini. Jocelyn, indossalo, vivilo, amalo. Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13.